Il microcredito è la nuova benzina dell'economia. Prato è la dimostrazione con la sua rete che è tanto estesa da essere un caso unico in Italia. Stamani nell'aula Magna del PIN la seconda giornata del microcredito pratese promossa dal Fondo Santo Stefano, che ha chiamato a raccolta tutti i soggetti che sul territorio sono impegnati a sostenere uno strumento che non è solo economico ma anche forse soprattutto sociale. Il Fondo Santo Stefano ha finanziato nell'ultimo anno e mezzo 59 realtà imprenditoriali che stanno a significare 59 imprenditori a cui mancava la copertura dell'ultimo miglio per agganciare il mondo del lavoro. Il microcredito nasce proprio con questa funzione, che è quella di rendere accessibile il credito a soggetti che non hanno le possibilità di averlo. Il Fondo Santo Stefano ha sposato in pieno questa missione, questo scopo del microcredito e ha attivato sul territorio una serie di relazioni, di contatti e rapporti con soggetti anche specializzati per rendere concreta questa possibilità, anche se oggi in tempo di crisi rimane comunque delle grosse difficoltà generalizzate per l'accesso al credito. Il microcredito è una realtà consolidata che consente una crescita che va a beneficio di tutti senza distinzione. Tante più imprese ci sono, tante più imprenditori ci sono, dipendenti ci sono, operatori in generale, e probabilmente anche un certo tipo di degrado che purtroppo stiamo vedendo intorno a noi potrebbe essere combattuto e visto in una maniera diversa. Quello che infatti invitiamo tutti a pensare è: dateci una mano, non per altruismo, per egoismo, perché è questa la base. Se io vivo in un contesto migliore e se il mio piccolo contributo mi aiuta a vivere in un contesto migliore, il mio personale tornaconto sarà soddisfatto.